a crossare dalla sinistra, area di rigore popolata di giocatori. Vediamo, attendiamo tra tiranti la battuta di questo cross che verrà battuto da Bogdan Patrasu. L'arbitro che controlla la posizione dei giocatori in area di rigore. Parte il rigore, Patrasu, pallone in alto, questo per calcio di Maricchia, anche rete, rete, Padova in vantaggio. Una serie di batti e ribatti, prima Varricchio, poi abbiamo visto Patrasu insultare, non capiamo francamente chi sia il giocatore che ha messo il pallone alle spalle di Gianbruno. Di Nardo, ecco, si tratta di Nardo, chiediamo scusa ma... Il gioco per il movimento, intanto Di Nardo che sta per rubare palla, vediamo se la porta che vuota, cade a terra Di Nardo, e gol, rete, Di Nardo, 2-0, il Padova ha raddoppiato con Di Nardo. Rodini in avanti sulla sinistra per lo scatto di Patrasu, che riesce a raccogliere lungo la linea dell'out, si allunga troppo la sfera, forse è stanco, peccato, ancora una rete laterale per la Patrasu, 49 minuti e si Marco, vai pure Marco, vai, vai. Allora è fatta ragazzi, in diretta su Radio Padova, si sta ascoltando tutta Padova, è fatta ragazzi, siamo grandi, contro tutto e contro tutti, ce l'abbiamo fatta, Mirko Romano. In diretta su Radio Padova. Grandissimi. Ci sono solo le lacrime in questo momento. Perché è fatta ragazzi. Andiamo a festeggiare tutti. Prendiamo le bandiere, prendiamo le sciarpe e tutta Padova deve festeggiare. Una vittoria che è lunga 10 anni. Perché 10 anni fa il Padova era retrocesso in C2. Ci hanno dato contro tutti. Hanno provato a non farci venire allo stadio, abbiamo fatto tutto quello che era possibile e alla fine ce l'abbiamo fatta, e questa è una vittoria nostra, è la vittoria del Padova Calcio, che è la squadra più forte che ci sia, perché non ci sono coppe del mondo, non ci sono coppe dei campioni, non c'è Inter, non c'è Milan, non c'è Juventus, c'è solo il calcio Padova che fa soffrire, ma quando regala una gioia è fatta ed è per tutti, e adesso festeggiamo fino a perdere fiato, perché siamo grandi e stiamo ritornando grandi e risorgeremo fino alla fine. Forza magico Padova, te Antonio. Grazie Marco Renzi, allora a questo punto noi non possiamo fare altro che mandare lo storico inno Forza Padova per tutti quelli che ci ascoltano e per le migliaia, vogliamo sperare, di persone confluite in Prato della Valle. Okay.